Allora, di chiudere al più presto questa vertenza che si trascina da molto tempo e chiediamo alle istituzioni, quindi alla Regione Calabria, all'Università, di convocarci al più presto per trovare una soluzione idonea sia all'interno della Regione Calabria ma anche all'interno della stessa Università. Il percorso è quello di garantire la stabilità lavorativa a questi lavoratori, che può essere garantita a nostro avviso sia all'interno della Regione Calabria e anche all'Università, trattandosi della maggior parte di questo personale di categorie basse, quindi senza la necessità di fare prove concorsuali. Quindi da questo punto di vista quello che si sta dicendo, che questo personale non può transitare all'Università perché non ha fatto nessuna prova concorsuale, per noi è del tutto errata. Sì, a Reggio Calabria la stessa legge che abrogava, cioè o perlomeno trasferiva queste funzioni dalla Regione Calabria alle Università, lo vogliamo ripetere, sono tasse regionali per il diritto allo studio e quindi non tasse universitarie, alla Reggio Calabria si è risolta in modo tranquillo, dove il personale è stato trasferito parte nei ruoli della Regione Calabria e parte all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Quindi non capiamo perché l'Università di Catanzaro ha già per due volte disatteso i suoi compiti, la prima volta nel 1990 quando l'ISEF fu abolita e le funzioni dovevano essere trasferite alla facoltà di scienze motorie dell'Università, quindi già la prima volta ha disatteso questo appuntamento, e la seconda volta adesso con la firma della convenzione dopo la legge regionale del 2007 che trasferiva le funzioni, quindi ancora una volta l'Università Magna Grecia che disattende quelli che sono i doveri propri di recepire oltre alle funzioni anche il personale. Intanto Regione e Università, che sono i diretti interessati per evitare un dramma che si sta di fatto già verificando, quello della perdita dei posti di lavoro dell'Ardis, le proposte possono essere: o ritorna tutto come prima quando la Regione gestiva l'Ardis, oppure semplicemente, che si adotti lo stesso schema di convenzione che per gli stessi lavoratori di Reggio, loro colleghi, hanno adottato in quella convenzione, ovvero i lavoratori se lo sono divisi, metà sono andati alla Regione, metà sono andati all'Università. Qui invece nella convenzione che ha firmato la precedente giunta, quindi il presidente Scopelliti con l'Università, del destino dei lavoratori non si cita assolutamente nulla. È chiaro che come organizzazione sindacale noi non siamo assolutamente disponibili ad accettare un'omissione del genere, soprattutto perché si tratta di 15 lavoratori, 15 padri di famiglia che credo che come tutti abbiano il diritto ad avere la garanzia di un lavoro che hanno fatto dal 90 ad oggi. Non ci si può alzare una mattina e perché per criterio burocratico qualcuno decide che queste persone debbano perdere il posto di lavoro. Non è possibile questa cosa. Trovo vergognoso che a tutt'oggi, siamo il 12 maggio 2015, a seguito della declinazione dell'Ardis che dovrebbe avvenire già il 31 luglio, a tutt'oggi dobbiamo denunciamo proprio questo silenzio da parte della Regione Calabria e da parte anche dell'Università, la quale non si assume le proprie responsabilità nei confronti di noi lavoratori. Noi siamo ad esprimere la solidarietà soprattutto al signor Prefetto, la sua eccellenza, la quale ha convocato diverse volte questo tavolo, il tavolo tecnico, alla quale però lei stessa ha detto che non c'è niente, non bolle niente in pentola, insomma. E la stessa cosa appunto stanno dicendo i rappresentanti sindacali CISL e CGL. Trovo vergognoso appunto questa situazione qui, che a distanza di giorni ancora non ci sia una soluzione. Siamo in possesso, noi ricordiamo, di un contratto a tempo indeterminato, quindi quei ciarlatani che dicono che noi non siamo in possesso di un contratto a tempo indeterminato o che siamo entrati per cose varie, non per, è possibile. Per amicizia. Per amicizia varie, ecco, questo è un contratto a tempo indeterminato, okay. Lasciato nel 2003 dalla Regione Calabria, quindi che smettessero di dire bugie e falsità, quindi che risponderessero, soprattutto che si addossassero le proprie responsabilità per noi dipendenti, insomma. Noi questo stato di cose lo denunciamo già da parecchio, ci fa piacere che in questa sede della CGL, insomma, ci sia stata una forzatura ufficiale.
collegiale, attendiamo la migliore cosa. Finora i tavoli non hanno dato nessun esito, quindi siamo qui oggi proprio per cercare di insomma di smuovere qualcosa, perché il 31 luglio è vicino e le soluzioni, insomma, una volta individuate si devono percorrere. Quindi noi, la nostra paura è che non solo non si trovino soluzioni, ma non si possano neanche percorrere e soluzioni, insomma, diciamo, per trovare, per riuscire a dare continuità a tutti noi dipendenti. Quindi noi speriamo che questa cosa, insomma, abbia un buon esito e poi ci aggiorniamo, insomma, perché aspettiamo in prefettura il tavolo.